Buonasera a tutti da parte di Antonio Milano. Dopo un lungo pomeriggio insieme per quanto concerne gli appuntamenti, gli anteprima e post della partita valevole per il quindicesimo turno di Serie C, Girone C, e chiaramente con una classifica solo parziale, visto e considerato che poi alle 17:30 si sono giocate le ultime due partite del turno di quest'oggi. Ma quest'oggi, praticamente dopo una settimana di pausa, si è giocato il 14° turno, quindi un turno in meno rispetto alla Serie C del campionato nazionale di calcio di Serie B KT. Buonasera a tutti su RDA Radio 1 M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, 14° turno, il punto. Ci seguite su varie piattaforme, tra queste le più importanti. Ricordiamo WayRA, l'acronimo inglese di Web Radio Associate, che comprende Spotify Free, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, JoSavne, Deezer, la piattaforma Spreaker Podcast Player, che comprende Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, e poi chiaramente da qualche tempo a questa parte bisogna ricordare che un'altra diciamo emittente si aggiunge alle repliche delle nostre trasmissioni con piacere, grazie alla collaborazione di Gian Piero Bindi per Antenna Romana 1 su onlineradiobox.com. Ricordiamo dunque, queste sono le fonti web in cui vi potete servire per poterci seguire, ma ci seguite anche grazie alla collaborazione ormai consolidata con la direzione di Napoli per la prestazione della redazione giornalistica e sportiva del gruppo del circuito radiovacanze.com, a cui vanno i nostri saluti, e poi i canali alternativi YouTube. Sono due quelli di YouTube di RDA Radio 1, lo storico bis Riccardino 23 e il canale Spreaker, poi Twitter e la pagina Facebook di Fracalcio in realtà The Original, con il gruppo annesso Amici cui piace Fracalcio e Realtà. Tante le possibilità di seguirci. Entriamo nel vivo di questa trasmissione. Andiamo quest'oggi molto veloci perché chiaramente il pomeriggio è stato abbastanza lungo e quindi i tempi sono quelli che sono, che poi dobbiamo riservare ridando la linea, e di conseguenza andiamo il più veloci possibili. Intanto vi aggiorno con le ultime due partite della Serie C, Girone C 2022-2023, dalla Federazione della Lega Pro. Arrivano i risultati di Juve Stabia Potenza e Monopoli Virtus Francavilla, giocate alle 17:30. La prima, Juve Stabia Potenza, terminata a reti inviolate per 0-0, e la seconda, Monopoli Virtus Francavilla, giocata proprio in terra pugliese, un altro dei derby pugliesi, che sono tanti in questi calendari della Serie C, Girone C di quest'anno, Lega Pro 2022-2023.
in questa stagione praticamente completiamo quella che è la classifica che vi avevamo dato in termini parziali. Nulla cambia ai vertici, con la vittoria del Crotone sul Latina, praticamente la vittoria del Catanzaro in trasferta all'Adriatico. La distanza tra Catanzaro e Crotone è sempre di 4 punti, ma la novità è che il Pescara, avendo perso, rimane al palo a 35 punti. Il Crotone riscavalca il Pescara e si riconquista la seconda posizione a quota 37. Quindi Catanzaro 41, Crotone 37, Pescara 35, Audace Cerignola e Giuliano 23 punti, Juve Stabia 22 e Monopoli 21. Gelbison 20, a quota 19 ci sono il Latina, fermo al palo per la sconfitta in trasferta allo stadio comunale Zio Scida contro il Crotone per 1-0, e il Foggia che aggancia il Latina a quota 19. Poi Turris 18, Monterosi Tuscia 17, Avellino, Virtus Francavilla e Potenza a quota 16. Ricordiamo che Taranto rimane al palo dopo la sconfitta contro l'Avellino in trasferta al Partenio, che ha calato il poker per 4-0. E quindi rimane fermo a 16 punti, si avvicina il Potenza a quota 16. Poi Picerno 15, Fidelis Andria 14, chiudono Viterbese e ACR Messina a quota 11. Un attimo solo per aggiornarvi invece su quello che è il prossimo calendario, la giornata 16, già in campo mercoledì 30 novembre, che vedrà praticamente un calendario abbastanza strano come programma, visto e considerato che le partite sono due alle 14.30, Foggia ACR Messina e Picerno Monterosi Tuscia, una alle 17.30 Catanzaro Giuliano, alle 18 scendono in campo Latina Monopoli e Taranto Crotone. E poi le altre partite, il nutrito e folto gruppo delle ore 21, Avellino, Juve Stabia, Potenza, Audace Cerignola, Turris, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Pescara, Viterbese, Gelbison. E torniamo invece a parlare di Serie B, per non snaturare l'appuntamento di quest'oggi. Allo stadio Ennio Tardini di Parma, arbitro era Marco Serra, assistito da Damiano Di Iorio e Francesco Cortese, quarto uomo Marco Piccinini. La partita termina con la vittoria nel derby emiliano-romagnolo tra Parma e Modena, con la vittoria del Modena per 2-1. Al 18esimo Diego Falcinelli, ex giocatore del Crotone, su assist di Tremolada porta in vantaggio il Modena, che raddoppia al 26esimo con Bonfanti su assist del solito Tremolada. La rete della bandiera al 71esimo segnata da Vasquez. Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, tra Pisa e Ternana, è terminata 3-1. La partita è stata arbitrata da Gianluca Sacchi, coadiuvato da Gamal Mokhtar, Giuseppe Perrotti, quarto uomo Davide Gersini. Le reti: al 19esimo vantaggio del Pisa con Tramoni su assist di Morutan, al 32esimo raddoppio di Beruatto su assist di Tramoni,
Al 40esimo Barba porta a 3 le reti del Pisa su assist di Morutan. Rete della bandiera da parte della Ternana. Al 45esimo segnata da Partipilo su assist di Agazzi. Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con il fischietto di Luca Zufferli o Zufferli, coadiuvato da Domenico Palermo e Andrea Niedda, quarto uomo Daniele Rutella, termina tra Regina e Benevento per 2-2. Le reti: al 21esimo vantaggio della Regina con Hernani su calcio di rigore, raddoppio al 36esimo con Canotto, al 59esimo accorcia in proda e all'82esimo a Campora su assist di Diego Farias, riequilibria le sorti per il Benevento, segnando la rete del 2-2. Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, arbitro Daniele Minelli, coadiuvato da Cristian Rossi e Orlando Pagnotta, quarto uomo Ivan Pezzuto, termina 2-0 per il Brescia sulla spalla. Al 14esimo Aie su assist di Ndoji e al 41esimo Mangraviti raddoppia sempre per il Brescia. Allo stadio c'è Pier Cesare Tombolato di Cittadella Padova, termina 1-1 tra Cittadella e Cosenza. L'arbitro è Daniele Perenzoni, coadiuvato da Mauro Galetta e Pietro Dei Giudici, quarto uomo Matteo Gariglio. Le reti: al 25esimo vantaggio del Cittadella con Antonucci su assist di Tunkara o Tunkara, all'81esimo pareggia il Cosenza con Brignola su assist di Zilli. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como termina 1-1 tra Como e Bari. L'arbitro è Matteo Marchetti, coadiuvato da Rodolfo Di Vuolo e Pasquale Capaldo, quarto uomo Matteo Gualtieri. Le reti: al 45esimo più 2 di recupero e Alberto Cerri su calcio di rigore, ne aveva sbagliato uno al 26esimo che porta in vantaggio il Como, ma al 90esimo botta sempre su calcio di rigore e riequilibria le sorti per il Bari. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, tra Frosinone e Cagliari, termina 2-2. L'arbitro è Michael Fabbri, coadiuvato da Valerio Vecchi e Domenico Fontemurato, quarto uomo Luca Massimi. Termina, abbiamo detto, 2-2. Va in vantaggio per il Cagliari Zito al 14esimo su assist di Carboni, al 32esimo Marcus Roden, ex del Crotone, su assist di Garitano, pareggia per il Frosinone. Al 67esimo porta in vantaggio Roberto Insigne il Frosinone su assist di un ex del Crotone sempre, che è Samuele Mulattieri, e al 90+7, quindi di recupero, in pieno recupero su calcio di rigore, pareggia le sorti per il Cagliari la Padula. Allo stadio Renato Curi di Perugia, la partita match clou tra Perugia e Genoa termina 1-0. L'arbitro è Gianluca Aureliano, coadiuvato da Filippo Meli e Francesca Di Monte, quarto uomo Antonio Giua.
La rete che segna la vittoria del Perugia è segnata da Olivieri su assist di Juan al 74esimo. Tra Suttirol e Ascoli allo stadio Druso di Bolzano, arbitro è Alessandro Prontera, coadiuvato da Giorgio Peretti e Dario Garzelli, quarto uomo Alberto Santoro. Tra Suttirol e Ascoli termina 2-2. Le reti: Ciciretti subito per l'Ascoli al primo minuto su assist di Dionisi, al 57esimo Casiraghi su calcio di rigore pareggia le sorti per il Suttirol, al 65esimo Caligara riporta in vantaggio l'Ascoli su assist di Buchel. All'84esimo ripareggia Rover su assist di Marconi. L'ultima partita giocata al Renzo Barbera di Palermo, arbitrata da Gianluca Manganiello, coadiuvato da Vittorio Di Gioia e Fabrizio Lombardo, quarto uomo Francesco Meraviglia, termina tra Palermo e Venezia con la vittoria del Venezia per 1-0, segnata al 65esimo da Poyampalo e al 69esimo Brunori per il Palermo. Sbaglia clamorosamente il calcio di rigore che si fa parare. Venezia 1, Palermo 0 dunque. Alla luce di questi risultati è questa la nuova classifica di Serie B. 14° turno, Frosinone 31, Regina 26, Genoa e Brescia a quota 23, Bari, Parma e Ternana a quota 22, Suttirol 21, Ascoli 20, Pisa e Cagliari a quota 18, Modena 17, Cittadella 16, Spalla, Benevento, Palermo e Cosenza a quota 15, Como 14, Venezia 12 e Perugia 11 punti. Una partita strana quella del Perugia, squadra quotata ma certamente in piena crisi, in ultima posizione. Il Cosenza lotta per la retrocessione, ma in questo momento è in posizione per giocarsi la finale dei play-off. È tutto per questa edizione di M91 Serie B, Pianeta Serie B, 14° turno, il punto con Antonio Milano. L'appuntamento sportivo è per la giornata di numero 16 per il campionato di Serie C, Girone C, per la partita Taranto-Crotone, e quindi praticamente l'appuntamento è per mercoledì 30 novembre. La partita invece relativa al 15° turno di Serie B è, diciamo, è disputata. Il calendario comincia ad essere disputato con le partite del sabato 3 dicembre alle ore 14 con l'anticipo tra Venezia e Ternana. Poi alle ore 18 in campo Cagliari-Parma, si riparte domenica alle 12.30 con Spal-Modena e poi alle 15 il nutrito gruppo di partite Ascoli-Como, Bari-Pisa, Brescia-Regina, Cosenza Perugia, Genoa Cittadella, Suttirol Frosinone. Termina il calendario la partita delle ore 18 tra Benevento e Palermo.
mentre tra Crotone e Taranto in trasferta in quel di Taranto. La partita sarà giocata alle ore 18, per cui l'appuntamento dovrebbe essere alle ore 21 mercoledì sera per M91 Crotone, il taccuino di Antonio Milano, post sedicesimo turno Taranto Crotone. E quindi l'appuntamento con invece Pianeta Serie B di M91 Serie B con Antonio Milano è per domenica sera alle ore 21. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di RDA Radio 1, linea allo studio, grazie per averci ascoltato da RDA Radio 1 in diretta e poi con le repliche, le differite, le puntate streaming attraverso tutti i canali alternativi. Grazie a tutti da parte di Antonio Milano, buonanotte.